Le vostre richieste d'aiuto giungono sempre alle nostre orecchie, pronte ad ascoltarvi, per donarvi quello di cui avete bisogno. Bentrovati, fratelli. Siamo qui per accogliere i vostri pensieri dubbiosi, per ricevere le vostre richieste di unione con l'alto. Ma sappiate voi stessi saper distinguere quello che fa parte di voi, del vostro cammino, da quello che in realtà non vi appartiene o che non vi appartiene più. Sappiate abbandonare le vecchie certezze, le vecchie convinzioni, quelle che per tanto tempo vi hanno fatto sentire sicuri, per poter prendere in mano le redini della vostra esistenza attuale e potervi sentire ancora una volta più sicuri di voi stessi. Così come tante volte vi siete accorti che abbandonando qualche vecchia illusione avete potuto procedere verso una strada diversa, più luminosa, così ora noi vi diciamo che soltanto lasciando indietro alle vostre spalle tutte quelle questioni che credete tanto importanti, soltanto abbandonando quei concetti che sono sempre presenti nella vostra mente, riuscirete a liberare la vostra mente da quelle inutili ossessioni che limitano il vostro essere attuale e vi fanno sentire piccoli perché incapaci di risolvere dei problemi che in realtà neanche esistono. Allora, fratelli, noi non vogliamo sminuire il vostro punto di vista o le vostre certezze, semplicemente farvele vedere da un'ottica un po' diversa da quella a cui siete abituati normalmente, e vorremmo farvi vedere come quelle vostre certezze sono in realtà un bisogno che sentite di non procedere con i vostri stessi passi, ma di aggrapparvi ad una soluzione preincartata e fatta su misura per quelle menti più deboli, per quella parte più debole della vostra mente che ha difficoltà ad abbandonare quella certezza o quel dubbio che per tanto tempo vi ha accompagnato. Allora sappiate non concentrare il vostro pensiero sul tempo, sulla durata di una convinzione, e se per tanto tempo avete fatto un qualcosa o avete creduto in qualcosa, quel qualcosa vi ha sicuramente portato una carica, un'energia in più, affinché voi oggi possiate anche abbandonare quella stessa carica per poter poi muovervi su altre dimensioni esistenziali. Allora il vostro piano di esistenza attuale è quello che vi fa vedere le cose dall'ottica del bicolore, della duplice essenza, della certezza che si scontra con l'incertezza. Ma il vostro piano esistenziale non è fatto soltanto di materialità e non è fatto neanche di solo pensiero, ma dell'insieme di quello che siete ora. E sapete benissimo che in voi non c'è soltanto materia e pensiero, ma esiste tutto un mondo, un'energia che comunica con il vostro essere attuale attraverso sensazioni, attraverso vibrazioni, che non sono quelle emozioni che scaturiscono da una parola o da un gesto altrui, ma sono quegli stati d'essere che riuscite a percepire in alcuni momenti particolari del vostro vivere. Vi diciamo queste parole perché sappiamo che potete metterle a frutto e potete realmente diventare delle nuove persone. Non perché così come siete non andate bene, ma perché la vostra natura vi porta alla ricerca di un miglioramento.
E se questa natura è così per l'essere umano, è perché è inciso in voi il ricordo di quell'essenza che vibra tuttora in voi. E allora quel ricordo vuole emergere sempre più forte. Molte volte la vostra mente camuffa questa vibrazione e la rende diversa da quello che realmente è, poiché vuole tradurre in qualcosa che non si può tradurre con le parole, tantomeno con i pensieri. Allora questa vostra ricerca di un miglioramento può trovare gioia e può realizzarsi momentaneamente quando vi impegnate in un cambiamento e riuscite in quel cambiamento, ma poi dopo un po' vi accorgete che volete ancora migliorare e che volete sempre trovare qualcosa di più. In un certo senso siete insaziabili del miglioramento e molto spesso questa ricerca diventa un'ossessione, ed è sbagliato avere le ossessioni. Noi ve lo diciamo da tempo: non abbiate l'ossessione di migliorarvi, di evolvere, di essere migliori, non perché non dobbiate divenire migliori, ma perché semplicemente non sarà la fissazione a rendervi migliori, non sarà il pensiero costante verso una meta a farvi raggiungere quella meta, semplicemente perché quella meta non è reale, non appartiene al mondo interiore, ma appartiene al mondo esteriore. Allora l'insoddisfazione che vibra in voi è un qualcosa che in realtà appartiene alla vostra mente, incapace di tradurre quel ricordo dell'essenza che è in voi. Allora voi potete trovare un riscontro diverso semplicemente fermandovi un momento a guardare la vostra vita così com'è adesso, senza osservare i fatti e le persone, ma ascoltando semplicemente il battito del vostro cuore o semplicemente il respiro che i vostri polmoni consentono alla vostra persona.